Passeremo ora la parola al professor Alberto Marchetti Spaccamela, che è stato il direttore degli ultimi anni, fino al 2018. Sono anni in cui la multidisciplinarità è stata valorizzata, sono emersi nuovi ambiti di ricerca e in particolare ci riferiamo alla cyber security. Il DIAG è in questo ancora una volta uno dei dipartimenti di eccellenza italiana in questo settore. Al professor Marchetti quindi chiediamo: quali sono le esigenze concrete, i progressi, le trasformazioni scientifiche che sono stati generati con questi nuovi settori? Se c'è qualcosa che li accomuna e magari se vogliamo entrare nello specifico, sempre dei 5 minuti famosi, se vogliamo fare un accenno alla cyber security declinata in un contesto quotidiano, che è quello del 5G di cui tanto si parla. Prego, professore. Grazie alla direttrice per l'organizzazione di questo evento e che è una riflessione anche su tutto il Dipartimento. Un punto iniziale, il DIAG ha vinto il bando Dipartimenti di Eccellenza presentando il progetto su Cyber Security, ma il bando è stato vinto essenzialmente, principalmente per l'eccellenza delle persone del DIAG, di tutti quanti il DIAG, cioè vuol dire la valutazione dei ricercatori di tutto l'impianto è l'elemento determinante per la cosa. L'eccellenza delle scientifiche delle persone si coniuga anche spesso, generalmente, a un'apertura dei ricercatori verso nuove tematiche. E in questo senso, negli anni, diciamo così, ultimi anni, ma anche prima che io assumessi la direzione del Dipartimento, ci sono state questa direzione di data science e di cyber security che si sono sviluppate. Allora, un po' che cosa li accomuna? Beh, non sono un esperto delle cose, ma non le accomuna il fatto dello strumento, dell'utilizzo dell'informatica come strumento, degli strumenti di apertura alla multidisciplinarità, alle nuove soluzioni, alla tecnologia. Pensiamo alla cyber security. La cyber security nasce dalla necessità che i padri fondatori dell'informatica di internet non pensavano alla sicurezza, cioè pensavano a realizzare le cose, ma la sicurezza era l'ultima delle cose e nascevano prodotti in ambito accademico, di ricerca, che bisogno c'era di pensare alla sicurezza. Adesso la sicurezza, la cyber security si è trasformata. Il problema non è più il fatto che non siamo più nel momento dell'hacker che dalla Russia manda è un esperto, no, adesso i prodotti di hackeraggio, di attacco cyber sono prodotti che sono commodity, cioè sono cose che uno può acquistare come un ladro può acquistare un fucile per fare una rapina, cioè uno può affittare dei prodotti per fare attacchi cibernetici nella stessa affittarli con la consulenza, quindi in qualche modo è cambiato il mondo rispetto a questo ed è cambiato il mondo anche rispetto alla necessità di ampiezza delle possibilità. E in questo ambito, diciamo, mi piace citare il ruolo che all'interno del Dipartimento, quando dicevamo persone che hanno una visione e un'apertura, che ha svolto il professor Roberto Baldoni, che ha intuito, voglio dire, l'importanza di questi settori e credo che ha dato un contributo importante a livello nazionale di questa attività per far crescere una comunità, per aumentare la consapevolezza e in particolare citando un framework generale, un approccio generale per la sicurezza di tutte le infrastrutture critiche delle aziende, delle società, degli enti. Rispetto alle novità di oggi, per riferirmi alla domanda, la tematica della cyber security è che nel momento in cui si allargano sempre più le cose, le occasioni di attacco aumentano sempre più, quindi diventa sempre più consapevole il rischio. Parliamo adesso di 5G, il 5G è una piattaforma incredibile, ma in cui i mescolamenti, le complicazioni del software sono tali e tante che aprono mille porte ad possibili attacchi. Quindi in qualche modo cyber security diventa un qualcosa di più complicato. La cyber security è scienza, no? Per il momento è un attacco, non è ancora una scienza in termini con una teoria, eccetera, però lo sta diventando. In questo modo pensiamo un po' agli aeroplani. I fratelli Wright hanno realizzato il primo aeroplano prima che si incominciasse a studiare l'aerodinamica. Insomma, in questo senso io credo che a breve ci sarà una scienza anche della sicurezza cibernetica, può essere, non so. Per quanto riguarda l'altro tema, data science,
Il tema è veramente qui un esempio tipico di multidisciplinarità. Data science coniuga la capacità delle tecniche statistiche per il inferire proprietà nascoste, non ovvie dei dati, con la capacità di raccogliere e analizzare grandi quantità di dati, big data, coniuga con tematiche di intelligenza artificiale, del machine learning, eccetera, e aprendosi a mille e uno delle prospettive esistenti. L'esempio concludere vorrei dire in questo senso, dal punto di un breve cenno dal punto di vista didattico, e concludo, è il fatto che un aspetto del DIA, che anche qui è il dipartimento che ha creato, è stata la capacità di rispondere a queste iniziative, a queste nuove, anche proponendo nuovi corsi di laurea, quindi interdisciplinari, quindi insieme ad altri dipartimenti dell'Ateneo. E su questo credo che il professor Leporelli citava i numeri, anche una piccola citazione, insomma, una capacità del Dipartimento non solo di andare su accordi interdisciplinari, ma anche al proprio interno, di sviluppare tanti corsi di laurea magistrali che sono focalizzati su specifiche esigenze e soprattutto utilizzando l'internazionalizzazione, il DIA che è stato il primo Dipartimento in Sapienza che ha iniziato corsi in inglese. E questa è un'iniziativa, fatemi citare, meritoriamente portata avanti all'epoca dal professor Nardi, che all'epoca dirigeva il corso di laurea in ingegneria informatica. È stato il primo a seminare in questa direzione all'apertura e, per dare un'idea del successo, cito questo piccolo numero che ho rilevato in uno degli anni in cui ero direttore. Il DIAG ha avuto a circa il 20% dei laureati del DIAG non triennali non si iscrivono a corsi di laurea del Dipartimento. Ma circa il 40% degli iscritti alle magistrali dei corsi di laurea del DIAG non si sono laureati nel Dipartimento. E questo credo che sia un segno del successo, dell'apertura, della capacità di attrazione del Dipartimento. Si è parlato molto di multidisciplinarità, apertura alle nuove cose, ma io credo che l'elemento fondamentale del DIAG e sia stato anche un elemento del senso di appartenenza al Dipartimento, che veniva prima citato dalla direttrice del personale amministrativo, ma ovviamente anche di tutti i ricercatori. E questo senso di appartenenza all'istituzione io l'ho riconosciuto la prima volta nel professor Ruberti. Sono stato studente a questa università dal 72 al 77, anni terribili, in cui Ruberti è diventato prima preside e poi è diventato rettore. Anni difficili, e quello che io vedevo da studente, insomma, era l'idea, un orgoglio di appartenere alla Sapienza, di difendere le istituzioni in ogni caso, in ogni momento, nelle sue posizioni. E vorrei chiudere con un aneddoto personale. Io ho fatto la tesi in ricerca operativa, non volevo avere nulla a che fare con l'informatica. Adesso sono professore di ingegneria informatica. Quando mi sono laureato col professor Lucertini, che all'epoca era il docente di ricerca operativa, gli ho detto: professore, io vorrei fare ricerca, mi piace la matematica applicata, la logistica, queste attività, vorrei fare ricerca. E il professor Lucertini, che molti ricordano nella sua cosa, disse: ah, benissimo, molto contento, sono molto contento. Senti, però dovresti forse lavorare in un'altra area, in area informatica. Io ho detto, ecco là, questo ha trovato un modo gentile per dirmi non c'è niente a che fare. E invece no, in realtà la sua giustificazione era: ci sono molte persone precarie, giovani, in area della ricerca operativa, ce ne sono pochissime in area informatica, e ci si devono sviluppare delle aree in cui tu potresti andare benissimo. E a quel punto io ho detto, vabbè, proviamo. E in realtà il consiglio era giusto. In informatica c'erano poche persone, c'erano tante persone più anziane di me, c'era il professor Leporelli, c'era Paola Bertolazzi, c'erano tante persone più avanti di me, e quindi la carriera sarebbe stata molto più rallentata. E quindi in questo senso io ho riconosciuto il senso di appartenenza all'istituzione di Mario Lucertini, che ha detto: piuttosto per il Dipartimento è meglio che tu forse vada in questa direzione piuttosto che lavorare con me. E questo credo che sia il senso di tutto.